Se vuoi davvero essere in grado di scrivere un messaggio che sia persuasivo, interessante ed efficace dal punto di vista del marketing, del copywriting, devi assolutamente comprendere quello che è il rapporto tra motivazione e comportamento, perché quello che spinge le persone a compiere un'azione è sempre qualcosa di molto intimo e molto personale. Ad esempio, due persone, due uomini entrano in un negozio di abbigliamento e comprano più o meno lo stesso abito, magari un abito blu con una cravatta rossa e una camicia bianca. Cosa ci dice questa azione rispetto a quelle due persone? Sono uguali? Si comportano allo stesso modo perché sostanzialmente hanno le stesse motivazioni? Chiaramente no, perché magari uno sta comprando quell'abito perché ha un colloquio di lavoro e vuole presentarsi in un certo modo. Un'altra persona, l'altra, potrebbe comprare quell'abito semplicemente perché ha un pranzo di lavoro, oppure ha un appuntamento importante, oppure semplicemente vuole mostrarsi elegante perché vuole rappresentare il proprio status sociale in quel modo. Quindi le motivazioni che spingono quelle persone a comprare lo stesso tipo di prodotto sono diverse a secondo del proprio processo intimo, dei propri valori. Quindi quello che è molto importante quando crei la tua comunicazione è riuscire a capire quale chiave di valore vuoi andare a interpretare e vuoi andare a utilizzare per creare la tua comunicazione in modo che non sia sempre la stessa cosa e sia sempre uguale a tutte quante le altre. I valori, ad esempio, sono diversi. Ci sono quelli che vengono chiamati valori funzionali, i valori sociali, i valori emozionali, i valori epistemici e i valori circostanziali. Vediamo di capire come funzionano. I valori funzionali sono quelli relativi semplicemente alla capacità intrinseca del prodotto, quindi sostanzialmente sono le caratteristiche fondamentali, quindi un abito potrebbe essere la caratteristica del tessuto, che è di lana, di lino e così via. Il valore sociale invece è un valore che ha a che fare più che altro con l'atteggiamento positivo o negativo che abbiamo nei confronti di quel prodotto a seconda della condizione sociale in cui ci troviamo. Ad esempio, una BMW per qualcuno potrebbe essere un'auto importante, un'auto di lusso, un'auto a cui aspirare, e per qualcun altro invece potrebbe essere un'auto piuttosto economica e che non vale neanche la pena prendere in considerazione. Tutto cambia a secondo della nostra situazione sociale e culturale e anche di moda in cui ci andiamo a trovare. Quindi un rapporto sociale. Il valore invece emozionale è semplice da comprendere. Cosa riesce a trasmettere quel prodotto a livello emotivo al consumatore? Cioè quanto è emozionante per il consumatore, nella sua testa chiaramente, quel prodotto. Ed è qui che tu puoi andare a lavorare, ad esempio, andando a creare con le parole le emozioni. Il valore epistemico, che sembra una cosa estremamente complicata, in realtà non è altro che la capacità di quel prodotto di apparire innovativo, di sembrare innovativo, nuovo o che possa trasmettere qualcosa di una nuova conoscenza, ad esempio. Alla fine abbiamo il valore circostanziale, che è un po' più sottile e a volte complicato da comprendere, ma poi in realtà anche questo è piuttosto semplice. Cioè è il prodotto all'interno di una situazione circostanziale, cioè è il contesto e l'ambiente che determinano se quel prodotto può avere o non può avere successo. O viceversa, se un potenziale cliente potrebbe essere interessato o meno a quel tipo di prodotto. È chiaro che se stai vendendo un panino con la carne in un ambiente vegano non hai nessuna possibilità di entrare con una comunicazione di questo tipo. Se sei, ad esempio, un politico che si sta battendo per il bio, per il verde, per l'energia pulita e così via, non puoi farti vedere in un'auto 3.000 di cilindrata che magari consuma 6 litri per ogni chilometro percorso. Quindi è molto importante capire in che modo l'ambiente e la situazione culturale in cui la persona si sta muovendo può condizionare o meno le sue scelte. Quindi, ad esempio, raccogliendo tutte queste informazioni, possiamo fare un esempio molto semplice. Immagina di dover vendere una bici da corsa. Quindi, per vendere questa bici da corsa, puoi esaminare questo prodotto attraverso questi tipi di valore, il valore funzionale, il valore sociale e così via. Ad esempio, il valore funzionale puoi dire che questa bicicletta da corsa ha, ad esempio, 11 velocità o 24 velocità, ha un cambio estremamente veloce, ha un telaio in carbonio e quindi la racconti
in questo modo, è estremamente leggera e ti permette di correre molto velocemente. Dal punto di vista sociale, puoi fare invece un rapporto diverso, puoi confrontare la bici con un gruppo sociale di riferimento importante, ad esempio i campioni. E puoi dire i migliori ciclisti oppure i campioni olimpionici utilizzano questa bicicletta nelle loro gare. Dal punto di vista emozionale, invece, puoi puntare sull'emozione della persona e quindi dire diventa anche tu un campione utilizzando la bici che utilizzano i grandi campioni olimpionici. E quindi susciti un'emozione positiva nella persona che legge il tuo messaggio. Invece, dal punto di vista del valore epistemico, dobbiamo andare a raccontare qualcosa di innovativo di questa bicicletta da corsa. E magari potresti dire che, avendo fatto uno studio estremamente innovativo sul telaio, sul design e così via, la borraccia praticamente scompare, non si vede, e quindi questo permette di avere un'aerodinamica estremamente, funzionale per permetterti di correre a velocità estreme. E alla fine il valore circostanziale, che è un po' più complesso, significa entrare nel contesto e spingere la persona a fare una scelta in base al contesto appunto di riferimento. Per cui possiamo andare a raccontare il messaggio in questo modo. Se davvero vuoi fare del ciclismo la tua professione, e quindi abbiamo stabilito un contesto, allora assolutamente devi utilizzare questa bicicletta da corsa. Quindi, come vedi, puoi costruire assolutamente una comunicazione che sia più efficace e soprattutto più intelligente e che si distingua dalle solite cose studiando il tuo prodotto da un punto di vista diverso, cioè spostandolo a secondo del valore e quindi costruire una comunicazione veramente interessante e forte. Bene, metti in pratica immediatamente questo suggerimento che ti ho dato e magari fammi sapere com'è andata. Ciao!